Il Comitato Interregionale della LND ha fissato 3 recuperi per mercoledì prossimo 20 gennaio. In quella data, ore 14:30, si disputeranno Rieti-Porto Sant'Elpidio, valevole per la 5ª giornata, e poi 2 match della 7ª giornata, Castelfidardo-Vastese e Agnonese-Recanatese. Sono le conseguenze del Covid sulla 4ª serie nazionale. Il protocollo c'è, ma non riesce ad arginare in toto il virus, e lo si è visto tra i pro, in particolare in Serie B e Serie C, tante le partite rinviate per l'esplosione di alcuni focolai. Inevitabile avere scompensi in D, dove il protocollo non può essere stringente come nei pro e dove tante società si trovano in difficoltà e nell'applicarlo e nel limitare il proliferare di eventuali focolai. Nel girone F i numeri sono impietosi, al momento ci sono 16 recuperi da disputare, di questi 14 sono riconducibili al virus, 2 ad altre questioni, Vasto Girardi Castelfidardo del 6 gennaio per maltempo e Notaresco Vastese di 2 giorni fa per infortunio dell'arbitro durante il riscaldamento. Di tutti questi recuperi addirittura 2 sono relativi al primo blocco del campionato, cioè alle prime 6 giornate. La Serie D fu sospesa per le condizioni epidemiologiche in peggioramento nel paese, ma anche per permettere di giocare i tanti recuperi già accumulati, ma il girone F non li ha smaltiti tutti. Cinzia Campobasso è ancora da programmare, Rieti Porto Sant'Elpidio come detto si disputerà tra 8 giorni e ci sono squadre come Agnonese e Recanatese colpite da intensi focolai tra dicembre e gennaio che hanno accumulato 5 partite da recuperare, tra cui lo scontro diretto su 11 turni, metà campionato in pratica. E ora occhio al Monte Giorgio, dopo gli 8 casi dichiarati nello scorso weekend è pressoché certo il rinvio della gara di Porto Sant'Elpidio di domenica prossima. La rimodulazione del calendario di Serie D ha fissato a domenica 6 giugno la disputa dell'ultima giornata. L'auspicio è che i recuperi possano essere smaltiti con tante gare infrasettimanali. Anche per le prime 2 della classe, Campobasso e Notaresco, ci sono 2 gare da recuperare, mentre solo 2 società hanno giocato le intere 11 giornate, Matese e Castelnuovo. La squadra di Di Fabio, che nel prossimo turno anticiperà sabato il derby con la Vastese, si attende soltanto l'ufficialità. Intanto il rinvio di domenica scorsa non è andato giù al Notaresco, che ha tentato invano di rigiocare subito il match con la Vastese, così il presidente Di Giovanni, che lancia anche una proposta. Certo che ci dispiace non giocare, ma non per qualcosa, è perché per regolarizzare questo campionato, che è già un campionato molto anomalo, ogni domenica sai meglio di me che ci sono 2 o 3 rinvii o 2 o 3 partite che vengono rinviate. Purtroppo ci si è messo anche l'arbitro che ha avuto questo incidente, ne prendiamo atto e non possiamo giocare. C'è bisogno sicuramente di un quarto uomo che possa eventualmente prendere le decisioni oppure arbitrare nel caso, perché credo che non sia il primo caso, ma quest'anno soprattutto, onde evitare rinvii per cause non Covid, è chiaro che se pensare a questo quarto uomo che potesse sostituire l'arbitro in questi casi sarebbe una cosa giusta,